un alto monte onde si scorge il mare. Miro sovente io tua figlia Isabella, sal col legno spalmato in quello appare che di te padre a me doni novella. Ma la mia avversa e dispietata stella non vuol che alcun conforto possa entrare nel tristo coro, ma di pietà robella la calda speme in pianto fa mutare. Ch'io non veggo nel mar remo né vela, così deserto è l'infelice lito, che l'onde fenda o che la gonfi il vento. Contra fortuna lor spargo querela, che in odio il denigrato sito, come sola cagion del mio tormento. Vi chiederete chi è? È una poetessa del Cinquecento, del vostro territorio. Si chiamava Isabella Morra ed era figlia del barone Morra, nata a Favale, l'attuale Valsinni, che fu per un supposto rapporto con un nobile spagnolo uccisa dai fratelli, perché si diceva che forse avesse un rapporto, non si sa, di amicizia, qualcuno dice una tresca, ma... E quindi questi versi disperati sono dedicati al padre, di cui lei attende il ritorno per mare, di quest'uomo che è dovuto fuggire per motivi di guerra, perché si era persa, era stato perso il feudo, insomma, e quindi lei attendeva il ritorno di quest'uomo che l'avesse come l'unica possibilità che la liberasse da questo incubo, da questo tormento, proprio perché sentiva pesantissimo questa costrizione sul cuore, sulla vita stessa, al punto tale appunto che i fratelli stessi, come ho detto, la uccidono a 26 anni. Tanto per dire ancora una volta qual era e quale sarà e quale nel tempo la condizione di una donna, in questo caso di una donna che aveva anche una grande luminosità interiore, non che questo faccia una differenza enorme poi da persona a persona. E quindi pensate che addirittura fece molto più scalpore il fatto che nel tempo, poco dopo, venne ucciso anche il suo supposto amante, credo si chiamasse Don Salvador de Castro. E questo è quanto. Chiedo cortesemente, per due motivi, uno logistico e l'altro ideologico, se dalla regia non mi fanno l'effetto padana qui, quel fumo settembrino. Amo l'estate per due motivi. Primo, perché ci tiene lontani da casa e ci fa uscire comunque, cercando di... così tenendoci lontano. Come mai con il tè de bois? Ma il banco non c'è. No, il banco c'è. È come dire che se ti vedono, magari che fai una passeggiata con un'amica, è come se ti fossi lasciato con tua moglie. Non è proprio così. E quindi a questo proposito, non è un angelo, ma si chiama Angelo Pelini, andiamo a fare un giro su un pezzo del banco. Come l'idea che non puoi fermare.
Forse è un'idea che cresce mai, una lacrima vera è inesorabile. Per questo non ho necessità di dire quello che dico per accaparrarmi la vostra benevolenza, però ci sono facce, aria, passaggi, profumo del vino, gesti, persone che ti fanno sentire a casa. E io mi ci sento stasera e mi piace. Sopra un carro senza ruote, trascinato dai cavalli del maestrale, nel maestrale, in volo. Sono, c'è ancora tempo,
pianto. Grazie.